le modalità di trasporto stanno cambiando, diventando sempre più smart. Tuttavia, affinché gli scenari di smart mobility più promettenti possano divenire realtà, è indispensabile equipaggiare i veicoli con sistemi di comunicazione ad elevate prestazioni in termini di capacità, rapidità e affidabilità. È necessario, infatti, un continuo scambio di dati tra veicoli, tra queste infrastrutture a bordo strada e con i pedoni. Le tecnologie denominate V2X, Vehicle to Everything, consentono al veicolo di comunicare direttamente con tutto ciò che popola un ambiente di mobilità smart, dall'infrastruttura stradale, come segnaletica e semafori, fino a veicoli e pedoni, e di connettere tutte queste entità alla rete. Cosa ci aspettiamo allora? Ci aspettiamo che nei prossimi 20 o 30 anni l'attuale modello di mobilità personale su strada verrà completamente rivoluzionato per passare a un nuovo modello caratterizzato da veicoli di dimensioni mediamente più piccole degli attuali, a trazione elettrica, di proprietà condivisa e a guida autonoma. Certo, per arrivare ad alti livelli di autonomia, a livello 4 e 5 ad esempio, sarà necessario portare ancora un po' di pazienza, ma nel corso degli ultimi anni il consumatore ha già avuto modo di sperimentare alcuni dei benefici abilitati dalle tecnologie a supporto della connettività a bordo auto, ad esempio, in ambito sicurezza, l'implementazione dei sistemi ADAS di assistenza alla guida. Tuttavia, i benefici che le auto smart possono abilitare non sono solo inerenti alla sfera della sicurezza. Un contributo importante può essere generato anche guardando la sostenibilità ambientale o al tempo speso degli utenti in coda nel traffico, con risparmi anche in termini di spesa del carburante. Abbiamo misurato tali benefici al variare del numero di veicoli di questo tipo presenti in strada. Ad esempio, nel caso di un pendolare che viaggia nelle ore di punta, basterebbe che il traffico stradale sia composto per il 70% da auto supportate da tecnologia vehicle to vehicle per ottenere un risparmio in termini di tempo speso nel traffico pari al 63% e del 34% nel caso in cui si considerino sistemi vehicle to infrastructure. In termini di impatto sull'ambiente, considerando la sola città di Milano, si avrebbero circa 400 tonnellate annue di CO2 equivalenti rilasciate in meno nell'aria nel caso V2V, Vehicle to Vehicle, a fronte delle circa 2700 tonnellate annue risparmiate nello scenario V2I, Vehicle to Infrastructure. Numeri non certo banali.